inclusione sociale, pari opportunità, sinergia tra le istituzioni scolastiche e gli enti di promozione sportiva. C'è questo e tanto altro nel progetto Sport di Squadra, promuovere l'inclusione dentro e fuori le scuole, promosso da AICS, Associazione Italiana Cultura Sport, finanziato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in partenariato con il MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Nato con l'obiettivo di favorire la pratica motoria a titolo gratuito per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, abili e diversamente abili, con particolare riferimento alle condizioni di fragilità socio-economica e allargando il coinvolgimento anche agli studenti universitari, il progetto si poneva nell'ambito dell'avviso pubblico del 2 dicembre 2000 destinato agli enti di promozione sportiva e su impulso del Comitato Provinciale AICS di Potenza è stato realizzato anche nel capoluogo. Coinvolti da novembre ad oggi gli alunni dell'Istituto Comprensivo Busciolano e l'Istituto Comprensivo La Vista, segnando così il ritorno alla vita dopo le pesanti limitazioni dettate dalla pandemia che per 2 anni ha stoppato ogni attività. L'AICS è uno dei 38 comitati provinciali in Italia che partecipa ha partecipato alla banda Sport di Squadra dedicato alle scuole soprattutto dell'infanzia, della scuola primaria e agli studenti universitari. L'obiettivo è quello di dare delle risposte al disagio creato dal disattamento determinato dal Covid. L'altro obiettivo è stato anche raggiunto, quello di far accettare così ragazzi più abili di fare attività sportive insieme ai ragazzi meno abili. L'altro risultato è quello di aver messo insieme alcune scuole. Le due scuole principali sono la scuola Busciolana e la scuola Luigi La Vista. Nella scuola La Vista addirittura come associazione di promozione sportiva abbiamo svolto la nostra attività durante l'attività curriculare, cioè durante l'attività di insegnamento, in collaborazione con gli insegnanti di ruolo di classe, e anche qui c'è stato un bel risultato, cioè lo scambio di esperienze. Una prima fase del progetto si è conclusa, le attività proseguiranno dal prossimo anno scolastico. Intanto un evento pubblico ha animato il piazzale dell'Istituto Comprensivo Busciolano e le due aule annesse alle palestre. Occasione per un primo bilancio di un progetto educativo e formativo che ha saputo mettere al centro le sinergie tra le scuole e gli enti di promozione sportiva. È un progetto che si inserisce nello sviluppo dell'attività di base. Per attività di base noi guardiamo al coinvolgimento a 360 gradi dei bambini che vanno da una fascia dai 6 ai 14 anni, al di là di quella che possa essere la disciplina sportiva che vanno a praticare. Ecco perché Sport e Salute firma protocolli d'intesa con gli enti di promozione sportiva, perché gli enti di promozione sportiva sono quelli in grado di garantire una multidisciplinarità delle attività sportive, perché le federazioni mirano soltanto ad una disciplina, mentre all'interno degli enti di promozione sportiva, e di questo l'AICS ne è componente, vi sono vari tecnici che si distribuiscono sulle varie discipline sportive. Questo progetto che oggi andiamo a chiudere come prima parte dell'anno e di cui andiamo a fare la festa ha sicuramente avuto risvolti molto positivi, sono andati di gran lunga oltre le migliori aspettative. Quindi diciamo che un plauso va all'AICS di Basilicata, con il quale ente noi continueremo a lavorare, perché è stata ottenuta una proroga di 3 mesi oltre quella della scadenza di oggi, e quindi guardiamo anche alla parte dell'autunno per incrementare sia le attività sia il numero dei partecipanti. Un progetto che si è mosso nel segno di quelli che sono i valori fondanti dello sport e si è connotato di una luce del tutto peculiare, quale ulteriore tassello che si aggiunge al bel mosaico di Potenza Città Europea dello Sport, che vuol dire anche e soprattutto saper creare quel fermento dal basso e quell'entusiasmo che proprio il mondo dei più piccoli sa regalare. Questa è una bella settimana per lo sport a Potenza. Oggi l'AICS ci fa riscoprire un mondo, quello dei bambini che svolgono la loro prima attività sportiva, lo fa in collaborazione con i MIUR e con 2 istituti scolastici, e poi nel fine settimana ci sarà l'iniziativa di Più Sport nel centro storico, e l'occasione è ghiotta per invitare tutta la cittadinanza a partecipare, perché si tratta di 3 giorni di festa per lo sport cittadino potentino, e questo significa essere città europea dello sport.
programma della mattinata è cominciato con l'accoglienza di alunni e genitori, a seguire una serie di interventi con il supporto giornalistico di Anna Maria Sodano. Stare insieme ma anche di esprimere quelle che sono le loro potenzialità, le loro competenze. Noi, come diceva anche il signor Caffarelli, la Busciolano cambiano i dirigenti, però rimane poi sempre quell'impostazione di un certo tipo che va incontro a quelle che sono ovviamente le esigenze dei bambini, che sono il bene più prezioso e sono ovviamente per tutti loro che facciamo tutto questo. Oltre al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Busciolano, il professor Rocco Telesca, sono intervenuti la dottoressa Vincenza Ruggiero, responsabile del supporto pedagogico sportivo e disabilità, in rappresentanza del MIUR, la professoressa Deborah Infante dell'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata e la professoressa Angela Geraldi dell'Istituto Comprensivo La Vista. La mattinata è stata l'occasione per dare prova delle abilità acquisite sotto lo sguardo degli istruttori e dei tecnici sportivi dell'AIX di Potenza. I ragazzi si sono cimentati in gare e attività di gioco, dalla danza al mini basket, dal volley al calcio e anche in interessanti dimostrazioni di primo soccorso a cura dell'AMPAS in uno spazio appositamente riservato. E alla fine l'entusiasmo non è solo quello dei più piccoli. Anche le femminucce si sono divertite tantissimo a giocare a calcio. È stata per loro un'esperienza bellissima perché il martedì andavano più volentieri a scuola e quindi per questa giornata loro erano molto entusiasti. È un'esperienza di sicuro da ripetere, ma anche da incrementare, cioè proprio come ore, come coinvolgimento, perché loro hanno bisogno di fare squadra con lo sport sicuramente.